poi da Tripoli a Bengasi c'erano i lealisti di Gheddafi, che sono ancora là adesso, sì, sì, sono ancora là. Sì, sì. E quelli lì dicevano, i primi dicevano, ah, italiani, ok, prendevano il calatico, tutto, noi vai, vai, noi che mameli, vada. Andavamo, poi arrivavamo di là e fa, siete italiani, Berlusconi, vostro capo, e lui, ma no, ma così, ho ma fatto qualche programma per Mediaset, ma niente di serio, serio. Qualche comparsata. Ce la siamo cavata, però una notte ci hanno tenuto là. Merenda atto 1, podcast in questa cornice meravigliosa del Bar Quadronno, integralmente prodotto dai ragazzi di Quadronno District. Non potevamo che iniziare da un assiduo frequentatore, un cliente, un abitante della zona. Sono il primo, quindi. Il primo, iniziamo oggi così. Roberto Parodi con noi, al Bar Quadronno, benvenuto. Abbiamo iniziato con Sile, abbiamo iniziato bene, no? Insomma, va bene. Noi lo volevamo fortemente, è un piacere per noi essere qui oggi. Ok, eccomi qua. Contestualizzo un po' Fotomerenda. I ragazzi, la produzione, Quadronno District, sono un collettivo di fotografi, quindi l'intera intervista sarà scandita da foto. Ti mostrerò delle foto, Roberto, che sono un po' dei pretesti per parlare di spunti, certo, sulla tua vita, anche su Milano. Ora, non spoileriamo, li guardiamo insieme e poi da lì partiamo. Prima foto. Facciamo vedere. Questa è viene direttamente da una Milano degli anni Ottanta. Beh, certo. Milano che insomma in qualche modo conosci. E il Roberto Parodi che arriva a Milano, cosa trova? Fine anni Ottanta, Milano di Craxi, beh, di Busconi. Sì, io sono nato in Piemonte, come chi mi segue sa, sono peraltro orgoglioso delle mie origini sabaudo piemontesi, però insomma. Circa a metà dei vent'anni mi sono trasferito a Milano, dove da cui non mi sono più mosso, per cui sono più milanese che piemontese per quanto riguarda l'adozione, la permanenza. E per quale altro motivo avrei potuto venire? Prima di tutto il lavoro, certo. Io sono un ingegnere meccanico e ho cominciato a lavorare alla Pirelli. Quindi ho trovato una Milano che era la Milano di proprio metà anni 80, ma prima parte degli anni 80, che era una Milano che aveva due facce. Una era già quella della Milano da bere, della Milano di Craxi, della pubblicità, dei primi cinepanettoni. Certo. L'altra era invece ancora una Milano nebbiosa, brumosa, che si trascinava ancora un mucchio di problemi degli anni 70. Io ero un giovane ingegnere della Pirelli e erano più le volte che c'erano i picchetti davanti ai cancelli della fabbrica che quelle in cui riuscivamo a entrare. C'era un impatto politico importante. Ecco, era una Milano ancora che era ancora più affascinante perché aveva queste due realtà. Una che cercava di liberarsi dal passato e un'altra che invece nel passato ci stava ancora dentro. E in un giovane piemontese che arriva a Milano con ambizione, chiaramente anche preso dagli stimoli di un contesto florido crescente, raccontami un po' chi era il Roberto di quegli anni lì. Che ragazzo era? Allora, io non so se ci sono ancora i ragazzi, forse sì, ma pochi, come eravamo ragazzi noi a 22, 23 anni negli anni 80, perché avevamo proprio la testa che si era fasata su qualcosa che poteva essere simile all'America degli anni 50. Certo, certo. Cioè noi avevamo la consapevolezza che saremmo riusciti a fare qualcosa. Sembrava tutto possibile, nulla era regalato perché per arrivare lì eravamo comunque dovuti uscire dagli anni 70, quindi avevamo ancora i maestri che ci menavano, i voti. C'è ancora austerità. Io ho fatto il Politecnico ed è stata una roba, cioè c'era un professore che nel primo giorno, la prima ora, ci ha squadrato tutti, era il professore di chimica applicata e ha detto, va bene ragazzi, io mi chiamo Pinco Pallo, certo. Il mio soprannome è Okinawa, perché passare il mio esame è come sbarcare a Okinawa nella seconda guerra mondiale, ne passa uno su cinque, certo. Ecco, questa era la nostra università. In realtà poi noi avevamo questo ottimismo pazzesco che ci portava a essere sempre
desiderosi di divertirci, perché lavoravamo, ci facevamo dei culi pazzeschi, però poi dovevamo divertirci, e la Milano di quegli anni era molto divertente. In quel barcadone era già un baluardo, in qualche modo, era già un punto di riferimento, no? Era già un punto di riferimento per noi soltanto dopo l'una di notte, okay. Perché quello forse anche 80, oggi sì, beh, ma allora, adesso con la venuta degli aperitivi, che al tempo non c'erano ancora, il Bar Quadronno ha aperto di più a anche gente giovane e anche ad altre ore. Assolutamente. Anche magari ci si trova al sabato, alla domenica, anche per far merenda, pranzo, così. In quei tempi lì non si andava tanto fuori a pranzare, cioè proprio a pranzo era soltanto quello della domenica con i nonni. Invece il Bar Quadronno era già un baluardo, perché era quello che chiudeva più tardi. Quindi chiudeva molto tardi, per cui tu alle 2 di notte, alle 3 di notte arrivavi qua, trovavi una pantera della polizia, trovavi il giornalista, trovavi magari anche delle donnine che uscivano da qualche locale, era molto divertente, certo. E trovavi gli altri amici, tu dove sei andato? Io al Plastic, tu invece io all'Hollywood, io invece al Nepenta, beh, cazzo, tu hai rimorchiato, classico, nessuno aveva rimorchiato. Ci servivo per questo, di fatto. Altrimenti esatto. Non saremmo venuti al Bar Quadronno, saremmo andati all'altra parte. Esatto. Qual è il locale del cuore del Roberto appena arrivato a Milano? Cosa frequentava? La serata L'Amnesi, che adesso non c'è più. Era una trasversale del corso davanti al tribunale. Ah, dico. Zona 5 Italia, giornale. Certo. Esattamente. Zona tribunale. Sì, sì. In quegli anni poi molto caldo, perché frequentato anche. Era un locale molto in stile underground, anche se non era underground come l'Hollywood, che quello era si proprio underground. Sotto, certo. Invece questo così. Era flat, però era uno stanzone tutto oscuro con le luci, però era popolarissimo perché. A metà degli anni Ottanta Milano aveva anche un'altra prerogativa che adesso compare meno, era la città delle modelle. Certo. E c'era questa cosa qua delle modelle che era la follia, adesso ci saranno pure ancora le modelle, però non è più la città delle modelle, ha perso un po' questa prerogativa, e quindi noi eravamo anche un po' alla caccia come dei veri paparazzi, andare a vedere, andare a cercare. Giovani ambiziosi, ma anche erano 23 anni, certo. Così. E Roberto, parodi dell'epoca, arriva a Milano da ingegnere, Pirelli a un certo punto però capisce che la vocazione è un'altra, pur mantenendo un assetto sì. Creativo diverso, si avvicina al banking. Beh, allora diciamo che quella è stata anche un'altra spinta che mi ha dato Milano, perché io lavoravo in un contesto molto industriale, ero un ingegnere meccanico, stavo in un reparto, facevamo i cavi, facevamo anche le fibre ottiche, che erano abbastanza fighe se vuoi per il tempo, però restava un reparto, c'erano gli operai, i rumori, ingegnere venga qui che si è rotto il forno, così, no? Molto tecnico. Ecco, io invece qua in questa Milano avevo trovato delle cose che secondo me erano molto più fighe, ed era tutto il mondo della consulenza che in quel momento stava partendo, Arthur Andersen, che adesso è Accenture, McKinsey, KPMG, e poi anche quello della finanza. Per la finanza, in particolare, io ero paradossalmente abbastanza adatto, perché in quel periodo stavano nascendo le prime strutture finanziarie complesse, i derivati. Anche gli ingegneri. I derivati, certo. Quindi le option, i derivati. Dopo Reagan, diciamo, quel momento. Gli swaps, esattamente. E che cosa è successo? Che ho ripreso a studiare, ho fatto il master della Bocconi, proprio qua vicino. Certo. E dopo due anni di grande studio, in cui praticamente ho ripreso una laurea in economia e commercio, molto più specifica sulla finanza, ho incominciato a mandare il curriculum e mi hanno assunto proprio per andare nella sala mercati, nei markets, a fare queste strutture, perché avevo questa base quantitativa da ingegnere. Tra i tuoi profili, chi ti conosce sa che profilare le persone, i soggetti di Milano è una specialità. Il banker è anche uno dei soggetti che hai profilato negli anni. Sì, quanto certo. È attinto dal banker che eri in quel tutto. Momento? Tutto, mi sono autodipinto. Eri uno stereotipo. Certo, ero uno stereotipo totale, quindi... Chi era il banker? Camice di Oxford, bretelle di Jermyn Street, gemelli di Savile Row a Londra, perché poi ovviamente quando lavori in finanza devi lavorare in una banca o inglese o americana, e io ovviamente sono stato in JP Morgan, Chase Manhattan, poi Societe Generale, anche una banca francese molto figa, devo dire, e quindi c'era questo look che accompagnava
tutto il contesto, cioè, del banker, che era anche molto figo. Scarpe rigorosamente nere che ancora porto. Rimane. Never brown in town, loro dicono, perché gli inglesi, i banker inglesi, non potevano girare con le scarpe marroni, che erano tipiche dei gentiluomini, certo, bravissimo, che erano quelle che si macchiavano di fango, certo, allora, oppure giravano con gli stivaloni. Quindi era un contesto fighissimo, era una figata pazzesca. Poi noi avevamo anche la consapevolezza di essere gli unici in Italia a essere così, perché tutte queste grandi banche erano soltanto a Milano. C'era qualche filiale a Roma, che erano quelli che coprivano lo Stato, però il cuore della finanza era qua, e in tutta Italia non c'era nient'altro. Quindi metti che le banche fossero 8-9, i giovani in queste 8-9 banche erano 10-15-20 a banca, insomma, fai i conti, erano privilegiati, erano molto pochi. Anche, e quindi avevamo questa consapevolezza ed era fighissimo. Poi un banker in quegli anni, ma poi erano Milano anche dei paninari, degli yuppie, c'erano tanti prototipi di Milano, certo, di Milano fervente. Ma c'erano anche i punk a bestia, per, sì, esempio, no? Sì, il banker scansava, però, il banker... No, però c'erano. Comunque sì, allora, c'è un gap generazionale, nel senso che prendendo come anni, tipo... l'85, allora quelli che erano gli yuppie, quindi che volevano assomigliare a young urban professional, che sono quelli, certo, americani, avevano comunque già un lavoro, quindi over 25. Invece i paninari erano i liceali essenzialmente, quindi 17, 18, ma anche 16, 15, i primi avevano la macchina che doveva essere una Renegade, certo, Golden Eagle, alcuni avevano la moto che era lo Zundapp, il mitico da paninaro era lo Zundapp, la moto che tra l'altro adesso non la fanno neanche più, il 125 Zundapp, bellissima moto, oppure le moto da enduro, qui entriamo nel mio campo, sento, come sai, finita. Io poi sono, non sono è mio diventato terreno, cercando di calpestare, ora ci arriviamo, giornalista di moto dopo questa esperienza. Stai già raccontando, quindi, forse, sì, le nostre prossime foto. Quindi sì, look, ma anche modo di vivere, per cui moto, weekend, qui c'era il mito di Kurma, certo, il mito di Kurma, di Campiglio, e insomma alcuni SM Moritz. L'estate poi è Santa Margherita, Porto l'estate Fino, è Santa, classicone, o Forte anche, o Forte anche, classica metà milanese, un po' negli anni si pensa Forte, un po' sempre, molto, sì, sì, figo, in capannina. Comunque, Martin Ren, in capannina, assolutamente, sì, mai Rimini, cioè Adriatico, mi spiace, è arrivato fuori la grande, era da Maranza, dai, o da Emiliano Romagnoli, che invece modo... è fighissimo, ragazzi, non avevamo mai capito un cazzo di sta roba. Movida si rimorchiava molto di più a Rimini. Questo può essere vero. Bobo Vieri, anni dopo, si è fatto esploratore di un continente inedito. Anche senza essere fighi come Bobo Vieri. Assolutamente. E la Milano di oggi, invece, viaggiamo nel tempo da Milano degli anni 80. Ti senti sicuramente un po' milanese d'adozione, per quanto alessandrino. Che ne pensi? Cosa ha trattenuto, ha mantenuto da Milano degli anni 80? Come anche la vivi? Beh, allora. Certamente ancora della Milano anni 80, la Milano di adesso ha il trendsetter, perché le nuove cose, le nuove iniziative, i nuovi stili, i nuovi anche modi di dire, a meno che non siano palesemente meridionali, dove loro hanno molta fantasia, o Milano, romani, o romani anche, no, che inventano anche loro, certo, però poi li inventiamo noi a Milano. E quindi quello, cioè, Milano è ancora sempre un punto di riferimento per i modi di comportarsi, anche la musica, per esempio, certo, i rapper che ci sono oggi e i trapper, ma anche il Pagante, che io vi ricordo, il Pagante è quello, è il gruppo che parla ancora di cose che sembra di essere un po' negli anni 80. Richiama molto, infatti, però in realtà non diverte solo me, tutte le compagne di scuola e i compagni di scuola di mia figlia piccola, che ha 17 anni, 18 anni, si divertono da pazzi a ascoltare il Pagante. Il Pagante è molto figo, è transgenerazionale. Una cosa che non ti piace della Milano di oggi? Boh. Non vale dire il sindaco. No, il sindaco. Povera Stella, non voglio infierire. Non ci permetteremo mai. Non voglio infierire. Ci guarda. Ma sai che ci sono poche cose che a me non piacciono di Milano? Vorrei che mantenesse una umanità che negli anni 80 c'era forte e che adesso ogni tanto si perde. Ma si perde perché? Perché tante realtà, piccole realtà, anche commerciali, si vanno un po' a perdere. Tanti bar chiudono.
vendono magari ai cinesi, che per la carità faranno anche loro il loro mestiere, ma non è come andare al bar sotto casa bar quadronno, e trovare il bar quadronno con cui parlare, è tutto un po' diverso. I piccoli negozietti chiudono e magari apre un supermercato nel quale peraltro io vado, quindi io non è che però faccio, le nicchie faccio sono sempre minori, assolutamente. Si sta un po' disperdendo. E questa parte qui meno umana si amplifica, perché è una metropoli, poi anche molto più comoda, però insomma questo è un po' un limite, una perdita. Sì, sì, però credo che un po' il trend dell'americanizzazione di Milano dagli anni 80 sino ad oggi poi sia stato sempre irrefrenabile, non abbia mai... Milano abbia sempre preso dall'estero, abbia tradotto poi in chiave italiana, diffuso ma, sì, per tutti. Ma ti dirò che invece questa parola che hai detto tu, che secondo me è molto interessante, negli anni 80 era proprio un'americanizzazione, cioè tutto quello che noi ci mettevamo, ammiravamo così, lo prendevamo dall'America. Certo. Adesso l'America non è più molto sexy. No, oggi, ad oggi forse sexy. Meno. Certo. Non è affatto sexy perché adesso non è il tema dell'argomento, cioè dell'intervista, però andiamo. L'America ne ha combinate un po' e certamente nei confronti dei giovani non è più così interessante. Questo è in realtà è un tema. L'Italia e Milano in particolare è molto meno americocentrica, certo. Mentre invece lo era prima. Sì, era anche oggi molto più polarizzata. Ma va bene così, abbiamo bisogno di essere il baricentro di nessuno, noi siamo il nostro baricentro. Questo è molto vero, abbiamo anche non dobbiamo tanti. Fare da specchio. Nella Milano di oggi, e poi passiamo alla prossima foto, quali sono i prototipi di milanesi che guardi? Magari anche i nuovi arrivi, qualcosa proprio di fresco che hai percepito, non so, alcuni li racconti nei tuoi video, la radical chic del centro, l'arricchito, ma anche il fuorisede, cosa c'è di le ultime arrivati in città? Quali Beh, sono? Allora, una realtà che non c'era sono i Maranza. Cioè, I Maranza. Questi gruppi di ragazzini multietnici, perché poi c'è una componente multietnica, ce l'abbiamo, importante, ragazzi. Figli anche della nuova Milano, importante. Più o meno regolari, ecco qui io non voglio polemizzare, però alcuni sono pure regolari. No? Però questa è una realtà che non c'era prima, non c'era, era completamente diversa. Del nuovo un nuovo milanese che sì, è arrivato in città. Sì, è un nuovo milanese, è un nuovo abitante di Milano, poi che sia milanese non questo, lo so. Questo lo scopriamo tra qualche anno. Abita a Milano. Poi, certo. Questo è una sociale che non c'era prima. C'erano i ladruncoli, gli Zanza, c'erano quelli che magari ti rubavano l'autoradio, ai tempi certo, si rubava l'autoradio, certo. Così. Ora si passa direttamente all'interno. Adesso invece questa realtà qui è un po' diversa e non c'era prima, non c'erano le baby gang, quelli che scippano così, non c'erano, cioè, erano pochissimi. Era una vita assoluta. Per farti scippare dovevi proprio essere un pazzo che girava, non dovevi essere una donna con i tacchi che camminava alle 3 di notte, certo, in Piazza Duomo e magari qualcuno le rubava, però poi le chiedeva se aveva bisogno un passaggio, esatto. Cioè era una roba un po' diversa, era un baratto, sì, perché il milanese ha sempre il cuore in mano. Lasciamo Milano virtualmente, siamo al Bar Quadronno, nel cuore di Milano, zona 1, quindi si consideri, qual è un po' il confine di Beh, no, allora, no, a Milano ci sono tre zone, allora c'è la cerchia dei Navigli, che è là e quindi è quella di via Visconti di Modrone, via Sforza, via Molino delle Alpi, San Babila, esattamente, e lì sei dentro la cerchia dei Navigli. Poi c'è la cerchia dei Bastioni, e siamo noi ora, che sono dietro, dove ci siamo noi, dove vivo io e che è quella un po' più residenziale. Io appena arrivato a Milano vivevo proprio nella cerchia della banca, avevo sti miti, cioè, così. Fuori cos'è però? Abitavo in via Unione. E poi fuori dalla cerchia dei Bastioni c'è tutta un'altra serie di realtà, alcune secondo me anche molto belle, ma non necessariamente dentro la cerchia dei Bastioni, però c'è la terza cerchia che va a finire fino, non so, alla circonvalla, quella interna Viale Tibaldi, Papignano, esattamente, sì. Tibaldi e tutto. Passiamo alla seconda foto, dicevo, lasciamo virtualmente Milano e secondo me andiamo anche molto più lontano, perché la seconda foto è questa, secondo me è molto bella. Sì. Una foto meravigliosa. Qui passiamo alla seconda vita. Seconda vita di Roberto, il banking dura per un po' di anni. Qui tra l'altro dov'è? In questa foto, nella fattispecie, se lo ricordi. Allora, io ero in Tunisia. Ok. Sul grande lago Salato, lo Shott El Jerid, che è una formazione archeologica molto particolare, c'era un lago perché il Sahara prima era una
una foresta, poi si è asciugata, l'erba, tutto, alla fine è diventato un deserto. Però le ultime formazioni di acqua, gli ultimi depositi di acqua sono evaporati e sotto è rimasto il sale. Ce n'è uno enorme, ce ne sono diversi nel Sahara, uno molto bello, molto scenografico, è quello che c'è in Tunisia, vicino a Ksar Ghilan, dove ho scattato questa foto. Poi c'è anche un'altra molto bella in cui tu scatti la tua moto, cioè fotografi la tua moto, che è un po', secondo me, parla di l'adorazione del mezzo. Sì, è l'amore verso e difatti l'escamotaggio di questa foto è parlare un po' della moto e del viaggio. Certo. Che sono due elementi che mi sembra di capire non sono mai mancati nella tua vita, neanche nella vita precedente, però a un certo punto sono diventati così forti e forse discriminanti rispetto a quello che il mondo del banking offriva, da sussurrarti di voler fare qualcosa nella tua seconda vita. Sì, ma in realtà è andata proprio in un modo molto, molto semplice, nel senso che, ed è quello che io racconto sempre e dico sempre ai ragazzi che magari mi parlano, mi chiedono, e anche ai miei due ragazzi, perché io ho due ragazzi grandi e una piccola, io dico sempre: non dimenticate mai i vostri sogni, che sembra una banalità, però in realtà ha un significato profondo. Quello che è capitato a me è che i miei sogni, che erano il viaggio, il racconto e le esperienze di avventura, si sono trasformati in qualche libro che io scrivevo mentre facevo il banker. E già, quindi questo era un bel di notte differenza. Alla domenica, nelle vacanze. Perché mi piaceva, perché avevo qualcosa da raccontare. Certo. E avevo già pubblicato 3 o 4 libri. Tanto che facevo il banker. Accolti come? In ufficio, in banca? Ma alcuni non lo sapevo neanche, perché sai, erano libri, ma non è che io andassi sì, in televisione, certo, no? Ancora. Cioè, lo sapeva chi andava in moto e chi sapeva che io facevo questi viaggi pazzeschi, perché io, essendo comunque uno che lavorava a testa bassa, facevo sabati e domenica, poi avevo magari tante vacanze, quindi riuscivo ad attaccarmi e facevo magari un mese di vacanze. E lì era tempo per viaggiare. Allora, che cosa è capitato? Che questi sogni trasformati in libri poi hanno fatto sì che mi ha telefonato la segreteria del direttore dei palinsesti di Mediaset. Era il figlio di Confalonieri. Che era Yves Confalonieri, che al tempo era il responsabile della parte web, e mi ha detto: senti, io devo fare un format di moto, perché io sono appassionato di moto, ho letto tutti i tuoi libri, e io che credevo che fosse Mediaset che mi chiedeva di fare un aumento di capitale, e invece mi voleva fare un format. E allora lì è arrivata questa cosa in un contesto di vita professionale in cui io volevo comunque cambiare, perché c'era stata la crisi dei subprime, il momento per la finanza 2008-2009, sì, 2010-2011, okay. Poi l'ho cambiato e non era più così divertente, avevo cambiato i capi, era tutto un po' così. Allora ho detto: senti, per un anno io accetto questa clamorosa proposta di fare un format e anche di interpretarlo, e poi vediamo. Potevi permetterti un'altra vita? Ma sì, dopo un anno, cioè, avevo guadagnato i miei soldi, potevo anche permettermi di fare una cosa in cui avrei guadagnato il 10% di quello che guadagnavo. Però che era quello che poi in fondo. Però intanto ho provato, no? Hai saziato i tuoi interessi. Ho detto: intanto, male che vada, mi faccio un anno con delle esperienze pazzesche in cui faccio un programma. Ma la prima volta su un set televisivo? Sono stato come è stata? Terrificante. Con una famiglia, insomma, comunque presenti in famiglia banale. No, non c'entra niente, quelle robe lì non si ereditano. Che esperienza personale alla fine. Niente, quando ti trovo una telecamera davanti e devi dire qualcosa che non è l'intervista in cui tu parli degli affari tuoi, ma devi dire alcune cose precise. Poi in quegli anni lì non si facevano i tagli in asse, che è una cosa che io poi ho adottato clamorosamente. Che è un leitmotiv dei tuoi contenuti. Certo, io faccio sempre i tagli in asse, ma li faccio anche nei video, diciamo, quelli un po' più importanti. Sì, certo. Poi ho fatto tanti anni di televisione e da quando ho iniziato a produrre io i miei programmi facevo questi benedetti tagli in asse, il che significa che se io guardo lì e incomincio a dire 33 trentini venendo da Trento e poi dico 33 trentini venendo da Trento, tu non è che me lo fai ridire dall'inizio, tagli Trento sui e mi rimetti con quella dopo. Cioè, no? È una cosa che ti cambia la vita. Assolutamente. Tu, quando devi dire una cosa, hai dell'impeto alla prima volta, poi alla decima volta che non riesci a dire, viene una merda. Ha portato un po' le Iene in televisione, sbaglio. Ma sai, è una cosa, io credo che molto... sì, sono stati tra i primi interviste doppie. Con sì, interviste sì. Doppie, è vero. Però molto poi infatti i social in realtà. Ma perché tutto è immediato, l'attenzione. Quando vedevi delle robe sporche sui social e dicevi: beh, però questa funziona. Arriva è palese che lui non l'ha detta tutta, ma intanto devo mica imparare la memoria davanti a San Guido e declamarla, non siamo alla Scala oppure al Teatro Regio. Quindi va bene anche il taglio in asse. E niente, quindi è cambiato così.
E niente, quindi ho incominciato con questo anno un po' rock and roll. Born to Ride. Poi, Born to Ride, poi abbiamo continuato, è piaciuto, sono andato avanti per sei stagioni. Che vuol dire che la banca era ormai dimenticata. Era iniziata una nuova lì, vita. Mi erano arrivate un po' di offerte all'inizio, peraltro nel private banking che a me non interessava molto. Però... Quanto ti divertivi in quegli anni? Quanto hai sentito anche di liberarti di... non di qualcosa che non... Allora, mi divertivo perché era bello ed era una cosa fantastica. Io mi rendevo conto che finalmente utilizzavo il 90% delle mie capacità, mentre invece in altri lavori io ero al 100% perché facevo dei culi neri, però mi rendevo conto che altri vicino a me avevano più talento per fare i banker, per quella cosa e basta, per fare gli ingegneri, per fare gli amministrativi, per fare i consulenti. Io ero anch'io capace, infatti ci ho lavorato per 30 anni, evidentemente. Però era come se usassi un braccio solo e l'altro fosse un braccio che serviva ad altre robe che io non usavo. Poi in realtà io, coprendo anche molto la clientela, questa mia capacità affabulatoria di racconto, il pranzo mi è comunque servito, no? Perché io poi sono arrivato a un livello in cui quello che dovevo fare era conoscere il cliente, capire quello che lui voleva, e questa è una roba professionale. Esattamente. Ho fatto anch'io la stessa cosa, qualche mese fa sono scappato, però prima di... E quindi però dovevo anche creare una relazione. Certo. E sulla relazione, in effetti, ancora adesso io ho tanti ex clienti che... parole di Paroz, adesso mi chiamano Paroz. Questa ora ci arriviamo, non andiamo troppo avanti. Voglio tornare un attimo alla moto e al viaggio. La manifestazione d'amore per la moto, che forse è presente da sempre, da Roberto Ragazzo ad Alessandro. Sì, beh, certo. Cos'è vivere per te in sella, anche scappare da Milano e andare in moto? Allora, io non ho mai voluto scappare, intanto. Ci sono alcuni luoghi comuni della moto che io ho sempre sfatato. Cioè, tipo per esempio moto uguale libertà, moto uguale scappare, moto uguale... Ecco, secondo me se uno ha bisogno di fare ste robe vuol dire che c'è qualcosa che non va nella sua vita. Invece la tua vita deve essere fighissima e piacevole, e puoi fare dal banker all'impiegato, non c'è nessun problema, ma deve essere piacevole e deve realizzarti. A quel punto lì, se sei contento e realizzato, ti viene voglia di diventare, di esplorare, di avere i tuoi amici. È fondamentale avere gli amici e andare. Io devo molto ai miei amici, due o tre amici coi quali, grazie ai quali ho fatto i grandi viaggi, perché io ho fatto un viaggio pazzesco attraverso il deserto da solo e io ho detto: raga, non lo farò mai più perché me ne sono successe di mille, è pericoloso, hai paura. Qual è l'episodio più assurdo che è successo un viaggio in moto? Beh, allora abbiamo avuto degli incidenti che non sono capitati a me, sono capitati a un mio amico, e lì quando ti capita in Mauritania ti puoi immaginare che qualsiasi cosa diventa un disastro. Diventa un disastro. Anche magari un incidente che qua al traumatologico te lo metterebbero a posto in un quarto d'ora, là solo per arrivare a un ospedale ci metti 5 ore di macchina e tu non hai la macchina perché sei in moto, la moto del tuo amico è rotta, insomma. Quindi non voglio neanche pensarci. Con gli autoctoni, tanti momenti di silenzio anche sempre buoni, tutti sperano sempre quando mi chiedono non è la mia allusione, la cosa più pericolosa, sperano, diciamo, si aspettano certo. Che io dica: beh sì, ho incontrato i due talebani col calasnico, perché io poi ci sono andato in realtà. Ho visto in Pakistan. Ecco, ma non solo in Pakistan, io sono andato sul confine dell'Afghanistan, perché siamo persi, abbiamo fatto un casino, non c'erano i navigatori e tutto, siamo finiti nel Waziristan, che è la parte montuosa dove il Pakistan e l'Afghanistan si sono ritirati e hanno lasciato il governo alle tribù. E noi nessuno. Eravamo là, io con un Harley Davidson, il mio amico con una BMW, insomma, così. In realtà anche lì non è successo nulla di spaventoso. Io credo che sia per un insieme di cose. Prima di tutto, molti sono miti e robe aumentate, quindi non bisogna mai credere sempre a quello che si legge, perché i giornali, io sono stato direttore di giornali per diversi anni, amplificano un po', il titolo, adesso, adesso specialmente con i social, poi dove non c'è nessun controllo. E invece
sopravvivenza tranquilla. Invece ho sempre trovato, proprio perché secondo me il motociclista ispira simpatia. Vero. Il motociclista ispira simpatia. Il viaggiatore anche in generale. Il viaggiatore, sì. Ma il motociclista in particolare, perché il viaggiatore, sì, può anche essere un tipo un po' strano. Perché invece il motociclista è uno che, prima di tutto, tutti vanno a vedere la moto. Certo. Poi è tutto impolverato, ha sempre bisogno di qualcosa. E ho bucato la gomma, ho bisogno della benzina, ho bisogno dove mi posso trovare dell'acqua, dove posso qui ho bisogno di un meccanico, ho bisogno di una chiave inglese. Noi abbiamo chiesto sempre tutto, perché ovviamente ti porti dietro quello che hai, ma l'unica cosa che ti serviva te la porti dietro. Quindi questo è il mantra del motociclista. Per questo motivo anche i più cazzuti fondamentalisti islamici vedono uno che ti chiede in una notte di tormenta e di vento del deserto, non so dove dormire, il fondamentalista islamico è costretto a farti, perché tu sai che per l'Islam l'accoglienza al pellegrino è sacrosanto. E noi li fregavamo, noi li fregavamo così. Preghiera al mattino, e a quel punto lì non ci potevano rubare niente. No, poi in realtà non ci rubavano niente, perché la gente non è cattiva, la gente è buona, la gente è come noi, cioè se la fa incazzare diventa incazzata, ma se la tratti con rispetto, se entri nella loro cultura con rispetto, con conoscenza e anche con un po' di mestiere, perché sapete questi viaggi qua, apro un'altra parentesi, uno non è che compra la moto e dice sai vado giusto appunto in Afghanistan, ecco, no. Prima vai in Corsica, fai il giro in Corsica, poi fai il giro in Spagna, poi magari metti un piede in Marocco che è civilissima, poi dopo noi ci integriamo la mano, un gioco a livello. Sono arrivato a fare Milano-Nuova Delhi, che è stato il primo grande viaggio, che erano 15 anni che facevo i viaggi in moto. Che vuol dire che ci arriva con l'esperienza di poter affrontare l'Asia. E l'ultimo è stato Milano Cape Town, che ho fatto qualche anno fa. L'ho sentita, c'è un aneddoto che è interessante. Sei passato per la Libia dopo la primavera araba con Gheddafi, che era saltato, e Berlusconi che recriminava perché l'avessero fatto saltare in aria. Esatto. Come il passaggio in Libia in un momento così tormentato, andando da Milano a Cape Town? La sfiga era che per la prima metà della Libia fino a Tripoli c'erano i posti di blocco di quelli che avevano vinto e che noi gli avevamo aiutati. Poi da Tripoli a Bengasi c'erano i lealisti di Gheddafi, che sono ancora là adesso. Sì, sì, sono ancora là. Sì, sì. E quelli lì dicevano, i primi dicevano, italiani, ok, prendevano il calatico, tutto, noi vai, noi che andavamo, poi arrivavamo di là, fa, siete italiani, Berlusconi, vostro capo, e lui, ma no, ma così, ho fatto qualche programma per Mediaset, ma niente di serio, qualche comparsata. Ce la siamo cavata, però una notte ci hanno tenuto là. E non è stato piacevole. No? Notte tenuti da lì a notte si intende. Mai tenuto per la vita in quella circostanza? No. Quella è stata una. Ovviamente non abbiamo temuto per la nostra vita, però quella è stata una situazione di cui non vedevamo l'uscita, cioè l'uscita non dipendeva da noi. Mentre invece tutte le altre situazioni che abbiamo vissuto, tante, avevano sempre una causa ben precisa, un'infrazione. Una corruzione, perché poi la corruzione lì, quando parlo di corruzione parlo di $20 al vigile che si è inventato, che ha lo specchietto retrovisore rotto quando passano le macchine che non hanno le porte e ti vuole fare 200 euro di multa, no? E allora tu dici, vabbè dai, ti do €20, lui se le mette in tasca e ti occhio fa andare. Questo è un po' il sistema. Invece in quella situazione lì non vedevamo l'uscita, perché eravamo totalmente in balia, capivamo che non erano persone molto aperte con non noi. Non valeva quel discorso del fondamentalista islamico che comunque ti lascia passare. Lì eravamo un posto di blocco. Anche politico. Insomma, era una situazione e ci maledicevamo perché tutto sommato eravamo stati dei coglioni. Non avremmo dovuto andare. Da lì poi si arriva a Cape Town, che non è comunque dietro l'angolo, siamo. Sì, ma poi guarda, da lì. Sì, no, allora c'è stato un altro momento in Sudan, abbiamo fatto Sudan, che era stato un Boko Haram lì. Boko Haram è Nigeria. Nigeria. Okay. Nigeria. Boko Haram. No, il Sudan, il Sud Sudan, dove noi non siamo andati in Sud Sudan, però il Sudan sì. Poi c'è stato anche un altro momento abbastanza duro tra l'Etiopia e il nord del Kenya, perché lì c'è un triangolo con la Somalia in cui entrano i somali, tante volte non sono rifugiati ma sono degli zanza e c'è da fare 3 o 4 giorni tutto in fuoristrada, quindi insomma anche lì quando vedi una jeep
con della gente sopra con i fucili, dici boh, che cosa sono? Una Jeep che sta accompagnando gli operai per rifare la strada e uno al fucile, tutti hanno operatori fucile, della sicurezza, oppure boh, no. E allora lì certo. Rallentiamo, acceleriamo, però il gruppo fa sempre la differenza, cioè essere con qualcun altro è chiaramente no, allora in quei viaggi lì devi essere in due, al massimo, perché il terzo già crea una maggioranza che contro l'altro, sì, c'è casino poi perché se devi essere svelto, cioè il punto è che o sei in 50, cioè come Overland, presente il film di camion di, e allora lì è una città tutta, che certo, o devi essere in due perché vuol dire che c'è un casino in due teli, ma se sei già soltanto in tre o quattro non riesci più a telare perché tre vanno, uno resta, si crea un problema, una disparità. Casino. Paese che ti è rimasto più nel cuore di tutti i tuoi viaggi, un paese meraviglioso che senti anche di aver conosciuto molto a fondo, anche nelle radici, nelle persone, nei luoghi. Ce ne sono tanti. Col favore del gin tonic? Col favore del gin tonic. Te ne dico uno per continente, guarda. Allora, il Cile è assolutamente pazzesco. Noi abbiamo fatto la ruta 40, tutto il Cile, poi Bolivia, Argentina, e c'è un pezzo del deserto dell'Atacama. No, siamo saliti prima della Patagonia. Pezzo del deserto dell'Atacama che è spettacolare, e il Cile è un paese incredibile, i cileni sono incredibili. In Sud America ci mettiamo il Cile. In Sud America certamente il Cile, dopo essere stato peraltro anche in Brasile, in Venezuela, Ecuador, in Venezuela, in Perù, che è bellissimo, sì, che certo, è fantastico. Certo. In Africa metto certamente il Kenya, perché il Kenya è il posto dove c'è tutta la vera Africa. Cioè c'è la parte dei safari, c'è un mare spettacolare, il paese è relativamente avanzato, anche se chiaramente un paese deve ancora, certo, sì. Ecco, in via di sviluppo, però già in un buon sviluppo assolutamente. E, Asia? Asia, l'India, anzi più specificamente dell'India, il Ladakh è una parte vicino al Kashmir, quindi è l'India himalayana, ed è un posto assolutamente unico che trasuda di spiritualità, di strade altissime, e lì si parla, è lì che ho fatto la strada più alta del mondo, 5600 metri sopra il livello del mare, il che significa che quando arrivi sul passo, che il Kardungla, ci sono i distributori di ossigeno. Eh certo, perché lì è per alpinisti. Devi attaccarti, fantastico. Telegraficamente, per chiudere questo segmento, questa foto, il ritorno poi a Milano, a Quadronno, c'è la città del Brasile, la saudade, un po' di nostalgia del viaggio, quello che il viaggio ti lascia, quanto tempo ci metti per recuperare se uno che bene o male il viaggio dimentica? Allora, funziona così, io la saudade ce l'ho nei primi 5 giorni, cioè è all'inizio che a me viene la saudade, cioè, nel senso che io stacco da Milano e proprio per il motivo di prima, nel senso che io ho la mia famiglia, ho la mia casa, le mie cose belle, e faccio una fatica incredibile, cioè io all'inizio non ho voglia di andare via, certo. Cioè non sono perché il pellegrino, esattamente, quindi io i primi giorni in cui per me è comunque dura, penso, scrivo, telefono, mando i messaggini, poi dopo 4-5 giorni entro nel viaggio. A quel punto lì la moto diventa la mia casa, e ho scritto tante cose su questa faccenda della moto che diventa la tua casa e quindi la devi curare, lei ti deve riportare a casa. Quindi non è che stando lontano mi viene poi nostalgia, è partendo. E anche gradualmente. Terza foto. Ok. Questa foto probabilmente non ti dirà molto, forse è la stessa giacca di oggi, sì. Ed evidentemente... L'ho fatta un mese fa, vabbè. Ma l'abbiamo scelta perché è l'ultima foto che hai pubblicato. E ci permette di attualizzare come non mai, di parlare di quello che probabilmente per la nostra generazione... Sono esattamente visto uguale. Una grande chiamata questa, posso dire. No, non vogliamo chiaramente pensare che Roberto vesta soltanto in questo modo, anche perché sappiamo... No, ma io ho alcuni look in cui cado sempre. Se hai pubblicato questa foto, l'hai messo oggi, pensiamo che comunque volessi dare un certo tono. Sì, è uno dei miei look ci fa un grande piacere. Preferiti. Metto a posto questa foto, ma parliamo del Paroz. Nella sua terza vita, probabilmente un proseguo della seconda, che dal giornalismo alla scrittura ha poi... aperto anche i social, dicevo, quando oggi ho parlato con un po' di amici, ho detto oggi ho il piacere di intervistare Roberto Parodi. Chi? Il Paroz. Ah, il Paroz. Il Paroz. Sento che ti citi anche ci come il Paroz. Sì, sì. No, pensavi già al Paroz nel banking o non hai mai detto il Paroz in te stesso nel banking? Lì no, Mr. Parodi. Rispetto a quello che fai oggi, chiaramente ci sono dei format straordinari, dei video
cult di YouTube o Instagram, come 50 cose di destra e di sinistra, i prototipi, i profili che dicevamo prima, un po' li declinavamo. Quelli che ti invitano a casa e ti fanno togliere le scarpe. Stai citando una carta che tra l'altro è una battaglia che io combatto da anni. Penso che mi sono presentato con le pattine del nuoto a casa di un amico che le fa togliere sempre, un criminale. E mi fa molto piacere che ne abbiamo parlato, perché è una mia battaglia. Però la mia impressione è che oggi tu e pochi altri in Italia hai il lusso un po' di poterti permettere di dire quello che vuoi. Sì, esattamente, questo è vero. Tanto. Questo è vero. Cosa percepisci in quello che fai sui social rispetto a come lo vivi, a quanto parte di te, quanto di quel potenziale inespresso che in banca non c'era, che nel viaggio c'è, oggi puoi permetterti di dire, di condividere col mondo? Sì, allora i social per me sono stati una proprio una pista di atterraggio di tante cose che avevo fatto in precedenza. Allora, innanzitutto, fino a 50 anni io ho fatto una vita, come dicevamo prima, classica, tradizionale, con un lavoro, creando una famiglia e quindi facendo tante esperienze che purtroppo vedo a tanti pseudo opinionisti proprio qua gli sono passate, perché sono giovani, non le conosco, non sanno un cazzo di niente, vogliono fare, pensano di aver guadagnato i soldi. Questo è il limite dei social, non forse non c'è uno storico dietro. Non sanno un cazzo di niente. Io quello che dico sui social lo dico per restituire quello che ho imparato in 50 anni, in realtà adesso 60, però nei miei primi 50 anni e nei secondi 50 anni in cui ho avuto delle grosse responsabilità anche dal punto di vista del giornalismo e della televisione. Questa è una cosa importantissima, perché i social sono una piattaforma dove ormai tutti sono vincolati, attaccati, torturati, ammorbati. Se guardate quante ore al giorno state attaccati quando arriva su l'iPhone il report settimanale e dice questa settimana sei stato 7 ore al giorno. Dice 7 ore al giorno. Com'è possibile che uno sta 7 ore al giorno? E probabilmente mia figlia Fiammetta anche di più. Quindi che guarderà questo episodio. Per me è stata una cosa molto bella, perché sono riuscito in totale autonomia, lo facevo già anche in televisione, ma in televisione non c'è più, cioè non c'era, non c'era assolutamente la produzione di rete, non solo, poi c'era il direttore di rete, c'era la produzione, c'erano gli sponsor, quindi tu se volevi andare, io che ho tutto il mio look da motociclista un po' dandy, cazzo, non potevo più metterlo, dovevo mettere il casco così, dovevo mettere magari le protezioni, devo mettere gli stivali diversi, quindi è tutta una roba che va bene, facci delle figate, però invece qui social è un po' come se è meraviglia, cioè io sono io al 100%. Questo è io al 100%. Una grande conquista, penso, non nascondo nulla. Ho anche un altro vantaggio che tanta gente non ha, che è quello di poter essere totalmente libero. Cioè, io sono un uomo totalmente libero, sono libero finanziariamente, sono libero politicamente, non devo ringraziare nessuno, che è un'altra cosa che reputo una delle più grosse elementi di libertà, che non si acquisiscono, attenzione bene, non si acquisiscono coi soldi, perché normalmente uno più soldi ha, più vincoli ha. Certo. Quindi queste cose qui paradossalmente si hanno di più senza soldi o con però pochi, la conoscenza, con pochi soldi. Modo, aver esperito tanto, aver vissuto tanto però vivere solo per la conoscenza ha anche molti lati negativi, perché tu ti trovi sempre alla rincorsa, più sai meno ti rendi più ti rendi conto di non sapere, evidentemente. Quindi invece ripeto, questi elementi di grande libertà consentono a una persona di parlare, di esprimere le proprie opinioni. Poi io lo faccio con un po' di ironia, un po' di sarcasmo. Con che frequenza lo fai? Perché è vero che sembrano molto ispirati liberamente. È assolutamente casuale. Cioè, però uno o due video alla settimana alla fine vengono sempre fuori. Sì, certo, vabbè, ma molti sono anche delle collaborazioni che faccio. Certo, perché poi ovviamente se uno fa una cosa, si diverte, in più lo vogliono anche pagare, dico va bene. A quel punto lo si dice di nuovo. È ovvio, no, poi io resto comunque un banchiere. Quindi. Peraltro, quei soldi non fanno proprio... non si dice mai di no i soldi. E quindi... io i miei video li faccio quando qualcosa mi fa normalmente incazzare. Cioè, quando qualcosa mi fa incazzare, faccio uno dei miei video. Li faccio anche quando qualcosa mi colpisce, magari
positivamente, ma io no, ma mi vengono meglio quelli in cui sono incazzato, no? E quindi esprimo il mio parere. Ultimamente posso essere più incazzato e posso sembrare uno più di destra, ma durante il Covid sembravo più di sinistra. Sono sempre stato molto libero, sì. Molto libero. Ma li monti tu, peraltro? Sì, sì. Questo è, non pensavo li montassi tu, ma è straordinario ed è bello, è proprio sintomatico. Con Final Cut, cosa che ho imparato quando facevo televisione. Il jingle, ve lo dico, è un pezzo di Bad to the Bone di George Thorogood, che è una canzone che è fatta con la chitarra elettrica a cordatura aperta in open G e va da 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 da, che è lo stacco da 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 da, ed è bellissimo. Io ho preso quello. Se soltanto mi chiede tipo 1.000 euro per ogni mese, esatto. lì bisogna tirare fuori, aiuto, bisogna aiuto. Fare molte sponsorizzazioni, aiuto. E oggi siamo al Bar Quadrano, in realtà diciamo cliente assiduo. Bar Quadrano è un po' un emblema di questa zona di Milano che conosci molto bene. Qual è la tua giornata oggi, la giornata del Paroz, in questo momento della tua vita? Beh, allora sono uscito dal banking, ho creato una mia filosofia, che è quella di cercare di vivere col minor sbattimento possibile. Un elogio al tempo libero. Assolutamente, cioè minor sbattimento possibile, non minori impegni possibili, perché io ho 100.000 impegni, ma evitare gli sbattimenti. Che mi sembra sacrosanto. La prima cosa utile, fondamentale, per evitare gli sbattimenti è il grano, perché se uno ha un po' di grano già diminuiscono miracolosamente gran parte degli questo sbattimenti. Questo è evidente. E questo è già importante. Quindi unendo questa situa, quindi cercando di avere minor sbattimento possibile, avendo un po' di grano e avendo tanti interessi e tante cose belle a cui pensare, la mia giornata è una giornata piacevole, perché comunque ho i miei progetti che porto avanti, i miei viaggi che continuo a fare. Adesso invece di farli con le moto le faccio col naftone, di cui non abbiamo parlato in questo podcast, ma che è fondamentale, che ormai è un po' certamente, anche perché poi il look inglese, finché ero in moto è vero avevo un look inglese perché avevo la Belstaff, gli stivali o le Clarks, quindi ero comunque inglese, però col naftone c'è proprio Il top. Col Pet Pool e l'Ares Tweed. Sì, è emblematico. Anche quello che aiuta a inquadrarti sui social, funziona ancora di più. Sei chiesto, è vero che è un percorso, l'abbiamo un po' rivisto nelle foto, ma ti sei chiesto, hai pensato, se avessi fatto prima intrattenimento, informazione? Sì, ogni tanto mi è venuto in mente. Magari, non so, sarei stato uno dei più grandi conduttori della storia d'Italia. Avrei avuto una carriera che mi sarebbe magari costata meno fatica, perché fare il banker è una carriera impegnativa. Certo. È impegnativa in termini di stress. E lei fiammetta? Un ingresso in camera. È una carriera impegnativa, però... secondo me c'è voluta, sì, sì. Perché anche fare il giornalista o fare magari il conduttore e soltanto quello comunque ti identifica molto in una cosa, il resto come non lo sai, no, non lo sai il resto, sì, sì, sì. Non io invece ho fatto tante cose diverse e secondo me questa cosa, pur non essendomi magari servita per avare una super specializzazione in una sola e su questo, certo. Ti vengo socio, perché ci sono alcuni miei amici che hanno sempre fatto i banker, che adesso sono il capo della JP Morgan, piuttosto che, ed è una gran bella però tu carriera. Ragazzo, lo dovevi a quello che sei sempre stato, alle altre. Però io sono arrivato dopo e sono uscito prima, insomma ho fatto tante cose. Io evidentemente ero così, ero eclettico ed è giusto così. E oggi faccio l'onore a Roberto Ragazzo ed che già aveva dentro i sé. E non è detto che nei prossimi anni cambi ancora. Attenzione, non so per fare cosa, ma secondo me potrei anche cambiare, perché sono alcune cose qua di tutta questa overexposition dei social e della fuffa che c'è sui social, che a me dà non poca noia. Assolutamente. Non poca noia. Quindi volerlo cambiare. Potrei rompermi i coglioni.
questo è un annuncio esclusivo dal Bar Quadron. No, abbiamo, godendoci però il Paroz in questa terza foto, abbiamo preparato un piccolo format per esaltare insomma il Paroz. Si chiama Stappo o non Stappo. Ok, come stappo è una metafora. Ma io stappo sempre, guarda, te lo dico, qualsiasi cosa stappo. Vive il banker degli anni d'oro qui, comunque il viver. No, ma è venuto dopo, è però, amante del vino. Stappo o non stappo. Vabbè, è dai, un gioco per mutuare approvo o disapprovo di Roberto. Okay. Prodi col Paroz. Stappo sta per approvo. Stappo se approvi, non stappo. Okay. Se non approvi. Okay. Andiamo con tanti elementi rapidi. Dimmi quando ci sei. Vai. E ti do un po' di soldi. Partiamo. Stappo o non stappo. Le friulane. No, no, cazzo, non stappo, anzi gli metto il napalm. Il benissimo. Il padel. Stappo una bomboletta di napalm, così. Distrutte. Il padel, lo butto insieme alle friulane. Napalm, non stappo il napalm. Festeggiare il compleanno. No, ma quello sì. Quello lo stappo. Stappo alla grande, stappo alla grandissima. Il sushi o l'ukrit? No, patisco, non stappo. Non stappo. Lo schwa? No, che lo sto. Napalm. Non stappo. Il caffè a 1,50 euro. Non bevo caffè al bar. Non. Questa quindi la tagliamo per il Bar Quadro. No, scherzo. Neutra. Laikos. No, cazzo, non stappo. Sa di scoregge, c'è una roba terrificante. Mettetelo nel podcast. È ora che qualcuno lo dica. Però lo dico con grande chiarezza, anch'io supporto. Siamo già d'accordo su due cose. I cinepanettoni. I cinepanettoni. Ma si stappo con tenerezza, però, perché insomma. Con affetto. Con affetto. Il presidenzialismo. Non lo so, neutro. Non lo so. I jeans a zampa. Stappo. La Fashion Week. Ma stappo. La domenica all'ippodromo. Non ci sono mai andato all'ippodromo. Quindi non sta. Vado a cavallo, andavo a cavallo, ormai vado a cavallo della moto, però no, non da ippodromo, ho sempre fatto passeggiate. Equitazione. Le camicie bottom down. Sì, stappo. L'accento toscano. Stappo con moderazione, però, dopo un po' mi rompo. Che non sia del mare, che sia più di dell'interno. Che carino, però. Il capodanno alle Maldive. No, è troppo da Gianluca Vacchi. Lo sapevo. Questo è un assist. Quelli che ti invitano a cena a casa e ti fanno togliere le scarpe. No, specie di sopra. Esatto. Le app di incontri. Non mi sono ancora iscritto. Va bene, così. Per il momento non sono iscritto. Attenzione. Guardi. La famiglia rimane integra. Le tisane e lo zenzero. No, non stappo. Paolo Coelho. Non è il mio scrittore preferito, non stappo. I cappellini con la visiera? Allora, dipende dalla visiera, attenzione, perché qua ci sono due famiglie clamorose. Baseball o becco? Esattamente, allora ci sono cappellini da baseball tipo redneck con sopra scritto John Deere e allora li stappo. Perché devono essere un po' sporchi, sì, così. Poi ci sono quelli da rapper con la visiera così, dritta, con l'adesivo, che ti coprono le orecchie. Certo. Allora, una cosa è sicura, non vi faranno l'aria più intelligente, poi tutto il resto decidete voi. Devo rivedere il mio look allora, di solito, perché mi guarda. Peggio ancora messi al contrario. Proprio lì, quella sfera è basta. Baciare al primo appuntamento. Magari, purtroppo, non sempre si riesce a verificare. Il governo Meloni. Governo Meloni, allora attenzione, Meloni stappo, il governo Meloni non stappo. Quindi stappo la Premier, non il governo Meloni. Esatto. Non si presta equivoci. Lucio Battisti. Stappo. Ligabue. Stappo anche. Le cuffiette col cavo? Le cuffiette col cavo. Ti dirò che stappo, perché alla fine sono più furbe di non le perdi, non si scaricano. Però devi sbrigliarle. Vabbè, pazienza. Lo yoga. Stappo. No, lo yoga insieme al padel. Con le friulane. Sì. I film doppiati? Sì. Cioè, non è che ho sempre voglia di andare a leggere. Dipende, allora, se devi guardare Top Gun, me lo guardo in lingua originale. Ma se devo guardare un thriller di avvocati oppure un film filosofico, ragazzi, in italiano. Sei sul divano a casa di me che vuoi guardare in italiano. Il black humor? Black humor, sì, ci sta. Stappo. Sì, stappo. Abbiamo un ultimo gioco, poi abbiamo finito. Senatore, la prego, direttore, il menù. Sempre andando a puntare sul paro, so che ci divertiamo. Io ho preparato dei personaggi dello spettacolo, della politica, dell'intrattenimento in Italia, anche sportivi. Okay. Li mostrerò, li conosco soltanto io, la produzione, tutti quelli che vedi sul set. Penso dovrei anche conoscerli anch'io. Dovresti conoscerli, io credo tu li conosca. Non sveleremo chi sono, quindi manteremo un segreto. Tu mi darai un'opinione su di loro e mi dici se andresti con loro a fare un aperitivo, una merenda, okay, magari al Bar Quadron o meno. Ok. Partiamo, io tiro fuori dal menù, con grande discrezione. Il primo è questo soggetto.
Oh madonna, ma poi si vede? Non si vede, no, no, è tutto coperto, tu reagisci e basta, e noi non diremo mai nulla, io mantengo il segreto. Ditelo, cioè, vabbè, questo proprio ci sto abbastanza lontano. Lontano, quindi sì, non ci metti. Sta sui maroni. Perfetto, no. Sta sui maroni. Sì. Chiudo. Chiudi. Lo diresti anche chi è, però non... Sì, Renzi. Cioè, perché giustamente quando uno si può permettere di dire... È un lobbista, ma prendi una posizione. Ma no, invece lui è sempre lì a fare il lago della... È il nuovo Casini, no? Il nuovo Casini. Lui vuole essere... Che peraltro poi anche Casini ha fatto grandi trasformismi. Appunto. Dici che Renzi sarà su quello... Quindi Renzi non mi sta simpatico. A me piacciono quelli che prendono una decisione sbagliata, fanno una figura di merda e dicono mi dimetto. Ma cazzo, non esistono personaggi così. La Ferragni, ma mi ma piace. Stiamo giocando a carte scoperte. Ah sì, ma giochiamo a carte scoperte. Ma io andiamo, gioco sempre a carte scoperte. Andiamo, allora andiamo. La Ferragni la promuovo, a parte che è carina, è simpatica. Non c'è dubbio. Tutti la criticano, ma sono dei rosiconi, per cui Dio benedica. Aperitivo con la Ferragni. Aperitivo la anche cena. Anche cena, attenzione. E Fedez non si incazzi. Questo soggetto? No, ma Saviano. Saviano, vabbè, stiamo giocando a carte scoperte. Il mi risulta che stia lontanissimo a New York con la sua scorta, che stia pure là. No, è fuori moda, nel fuori senso. Moda. Ha scritto un grande libro che io ho letto, Gomorra, mi piace molto il libro. La serie non l'hai vista però. No, ho visto anche la serie. Non so, che non ha attinenza col libro. No, assolutamente, va molto oltre. Però è rimasto là, una critica continua, non mi piace. Neanche un aperitivo, neanche un caffè. No. Nulla. Litigheremmo. Andiamo col prossimo, Briatore. Briatore, punto. No. Non possiamo fare l'aperitivo perché lui è là che sta mettendo il patanega sulle sue pizze e io sono qua al quadrono, quindi c'è proprio un abisso tra categorie diverse. Che drink berrebbe, secondo te, Briatore? Okay. Berrebbe un drink fatto con il più costoso degli champagne. Hanno aromatizzato al caviale. Con dentro pezzi di tartufo, per poi dire che costava 300 euro. Ok, quindi tutto commerciale. Alice Line, mi dispiace per lei, non voglio influire, è una che è capitata lì per caso, non c'entra un cazzo né con il partito dov'è, né con altri partiti, per cui io non so dove possa andare a finire la sua carriera. Lei una cena, un aperitivo, no. Non glielo concediamo. Ma no. Poi mi sa che è anche vegana una come Alice Line, e se tanto mi dà tanto. La cena proprio no, perché non si troverebbe un compromesso. Corona non possiamo fare l'aperitivo perché sarà sicuramente in galera di nuovo quando lo invito per l'aperitivo, quindi niente aperitivo con Corona. Ottimo. Amadeus. Allora, Amadeus è il conduttore che mi sta più sui coglioni. Io lo sapevo. Ma una roba, uno zerbino con sta faccia, con sto sorriso. Io lo sapevo. Allora, però devo dire ha fatto due o tre bei Sanremo. Su questo. Quindi ammetto. Successo come giornalista, però a te non piace. No, mi sta sul cazzo. Come giornalista, come direttore creativo, sì, direttore artista. Esatto. Lei è un'altra giornalista. No, diciamo che io immagino che sulla 7, la 7 e 8 e mezza Roberto Parodi non lo guarda neanche per sbaglio. No, Lilli Gruber. La Lilli assolutamente, anzi mi piacerebbe che mi intervistasse, così almeno possiamo litigare ma anche in pubblico. Perché no, questo è un invito, parte da qui dal Bar Quadrone, un invito a Lilli Gruber, a Cairo, a più alti livelli, a invitare. Cairo lo conosco bene perché è di Alessandria, quindi siamo amici. Quindi. Occhio allora a Lilli Gruber, perché magari un 8 e mezzo condotto da Roberto Parodi diventa no, non condotto, io non voglio condurre. Solo ospite. Io voglio condurre. Alessandro niente. Barbero. Mi piace molto. Alessandro Barbero mi piace molto, piemontesone, ha riaperto tutti i giovani, tra cui i miei due figli. Anche noi grandi appassionati. A cose che studiate a scuola ci stavano sul cazzo, invece raccontate da Barbero. Sono bellissimi. Assolutamente. Lui è un medievalista, ma mi riferisco di più al Risorgimento, alla Prima Guerra Mondiale. Un grande. Attuale. Un grande. Cosa berrebbe? Ci faresti aperitivo, immagino? Certamente. Lui berrebbe? Andremo a bere un bicerin a Torino, allora. Perché siamo piemontesi. L'ultimo, Alfonso Signorini. Signorini, vabbè, insomma, non so fino a che punto potrà continuare a fare i suoi programmi, che sono delle merde, però lui è uno perfetto in quei programmi. Questo è adatto. Voglio dire, è un complimento. È pertinente. È un complimento. Non potrebbe condurli un altro. Assolutamente, è perfetto, peccato che i programmi sono inguardabili. Ultima domanda qui dal Bar Quadronno, grazie Roberto per esserti prestato a questi giochi. Grazie che a voi. Qualche querela la porteranno, ma le faremo andare qui al Bar Quadronno senza problemi. Esattamente. Risponderemo studi legali vari del Bar Quadronno supporto del dottor Parodi. È gennaio 2029, tra 5 anni. Immaginiamo di essere seduti di nuovo qui al Bar Quadronno, in questo tavolino. Per me sarebbe un enorme privilegio. Gin tonic sempre, quello non cambierà mai, okay. Mi auguro. Cosa potrebbe essere successo nel mentre?
Allora, dico soltanto cosa spero che non sia, che non sarà successo. Spero di essere qui ancora con tutti i miei capelli in testa. Questo è un bel privilegio, probabilmente non ci sarò io con tutti i miei capelli in testa. E la chiudiamo così, guarda. Probabilmente così, la chiudiamo così, un inno alla lotta alla calvizie che parte dal Parco Amron, dal cuore di Milano. Grazie mille Roberto, è stato un piacere. Ciao. Grazie Alberto, gentilissimo. Questa è la foto merenda, atto 1. Facciamo anche un chuck in camera. Bravi tutti.